persico, primo duello con Galmarini, lo scarico fuori per Procacci, bomba bersaglia del numero 6, Galmarini e persico, arriva l'aiuto di Artioli, lo scarico di persico per Malbasa che da sotto appoggia al vetro i 3 secondi allo scadere dell'azione di attacco, costretto a prendere il tiro in emergenza Bianchi, mette la bomba all'uomo di Pomarancia, sì, lungo la linea di fondo di persico che si muove spalla a canestro contro Galmarini. La morbida conclusione di Edoardo. Secondi alla fine dell'azione di attacco. Ancora una conclusione a 3 punti di Camillo. 2 su 2, il gesto del pistolero per Camillo. 6 punti. Scarica per Pedroni. Prova a battere in 1 contro 1 Centanni. Trova lo scarico per Persico. Il ribaltamento per Procacci. Bianchi ad attaccare forte il palleggio di Camillo Bianchi. L'errore è il primo errore dal campo per lui. Segue il rimbalzo Persico, il tapin, la marea giallo-blu a far sentire la propria voce. Due numero 6 a fronteggiarsi. Arresto e tiro da 3 punti per Procacci. Anche se qualche volta c'è qualche palo. Il guerriero giallo-blu a recuperare palla, va fino in fondo, si appoggia al vetro, canestro buono e libero supplementare. Chiude a zona Montecatini, l'errore di Iardella, rimbalzo offensivo di Malbasa. Il cobra del pitturato fa sentire il suo morso letale. A pagare la precisione al tiro, Maurizio. Scusa, non ti ho sentito in casa. Ritmi intensi, stavo dicendo, a pagare la precisione al tiro. Cancelliamo tutto e tributiamo il giusto merito a Alessio Verdella. Centanni a fare 2 su 2. Replica Camillo con il tiro a bersaglio dall'angolo. Si muove spalla a canestro Fontana contro Centanni. Sfrutta la superiorità fisica il ragazzo di Brindisi, numero 4. Prova a replicare l'altro numero 4 del match, Verdella. Si appoggia al vetro Alessio. 8 punti. Si ripete il duello a parti invertite. Adesso è Persico ad attaccare Galmarini. Lo fa saltare. Il semigancio e 2 punti per Persico. La stoppata di Persico su Galmarini. Per capire chi comanda lì sotto. Ottima, ottima difesa, ottimo l'attacco. Anche l'assist ora di Alessio. Persico è salito in campo. Tribuno giallo-blu. A spazio Alessio per il 3 punti, a bersaglio Alessio si muove contro Galmarini, lo fa saltare, errore da sotto, recupera il rimbalzo offensivo Piammino, Fontana al tabellone, 2 punti. Anche nel primo tempo l'hanno fatta, al primo, al secondo passaggio passa da uomo, ma i nostri ragazzi non... Fontana, la ricezione profonda di Malbasa, si muove contro Galmarini, in allontanamento il semigancio di Malbasa. Chiama palla forte Persico, prende il tiro da 3 punti di Iardella, costretto a servire Bianchi fuori alla linea dei 3 punti. Ancora una bomba ignorante dell'uomo di Pomarance, a conferma della bontà del talento di Brindisi.